Parlo con Radio Gamma 5, sì. Eh? Sì. Senti, volevo farti una domanda. Dimmi. Tu di che religione sei, scusa? Sono pagano. Sei pagano. Ti sembra giusto parlare di cazzate sì, nei riguardi della religione cattolica? Certo, anzi. Tu, bambini, sì. Ciao, che esiste, sì. Cioè. Cioè, il problema è questo, mettetevi in testa questo, nessuno ha il diritto di costruire campi di sterminio, nessuno ha il diritto di mettere in ginocchio chi non si può difendere davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, nessuno ha il diritto di disarticolare il sistema sociale in cui viviamo, nessuno ha il diritto di costruire disperazione, nessuno ha il diritto di costringere le donne a non abortire, nessuno ha il diritto di imporre una verità rivelata. Tutte queste aberrazioni sono inumane. Noi parliamo contro il cristianesimo non perché siamo anticlericali, ma perché nel cristianesimo individuiamo il male, la perversione del sistema sociale. E l'unico modo per rimuovere il male, per costruire il futuro, perché l'importante è costruire il futuro, l'unico modo per fare questo è definire ciò che è il cristianesimo. E l'aberrazione è questa, che i cristiani hanno massacrato, ucciso, torturato tutti quelli che non si potevano difendere. E questa è una vergogna. Per cui un cristiano non ha nessun diritto di Ma infatti questo. I cristiani non hanno assolutamente diritti di affermare delle cose che non esistono, che sono assurde. Ma è già chiaro che questo ascoltatore che telefona qui comincia a insultare, è già uno che applica gli insegnamenti di Wojtyła. Quando dice fa la sfida dei cristiani è questa. Infatti cosa sfidano loro? Telefono e non fanno delle affermazioni, non fanno delle contestazioni. Scendono, infatti sembra giusto parlare così della religione cristiana. Ma cos'è la religione cristiana? Va bene, sappiamo che la patomira della storia e le patomire devono esistere, ma sappiamo che una patomira è una discarica negativa, che è una discarica che provoca soltanto inquinamento e che andrebbe un attimino smaltita. Però come si pone lui nei nostri confronti? Ti sembra giusto? Perché se tu ti puoi arrogare il diritto di giudicare cosa è giusto e cosa noi dobbiamo fare. Se tu non reputi che le nostre affermazioni siano scorrette, intervieni e manifesta la tua opinione, il tuo valore, manifesta quello che tu vuoi pensare, ma non puoi intervenire e dire ti sembra giusto, perché tu non hai nessun diritto di chiamare noi e di dire ti sembra giusto. Noi abbiamo il diritto di farlo questo. E questo dimostra chiaramente l'incapacità della tua fede e della tua ragione di manifestare qualcosa che sia di concreto, di portare un briciolo di conoscenza o un briciolo di realtà. Cioè, questo... Il problema fondamentale è questo. Cioè, il cristianesimo è andato a distruggere la storia dell'umanità da 1500 anni e per 1500 anni ha saccheggiato gli esseri umani imponendoli in ginocchio, cioè costringendo gli esseri umani a non uscire dal loro guscio e trasformandoli in bestiame. Ora, che un cristiano dica è giusto fare questo, so benissimo, anche Hitler diceva è giusto fare i campi di sterminio. Indubbiamente questo, e per Hitler è giusto fare i campi di sterminio, per i cattolici è giusto fare i campi di sterminio, perché tanto vengono sterminati gli altri, ma per noi questo non è accettabile, per noi questo significa la descrizione del male, significa la descrizione della perversione, e la perversione va descritta, va indicata affinché la perversione non si riproduca. Per cui se tu dici ti sembra giusto parlare male di chi gestisce i campi di sterminio, ma non è giusto, ma è doveroso. E l'articolo 4, comma secondo della nostra Costituzione ci dice che noi dobbiamo fare questo, è nostro dovere farlo. Noi non possiamo esimerci dal fare questo. Purtroppo abbiamo tanti guardiani di morte, tanta gente pronta a mettere in ginocchio. Quando bruciavano la strega non era solo il giudice che la condannava o il carnefice che la bruciava, ma era la gente che approvava, era chi applaudiva, era chi andava in chiesa e esaltava questa attività, c'era tutto un insieme di persone e voi siete esattamente la stessa cosa, state difendendo la morte, la distruzione del sistema sociale. Sì, difatti è questo che è più grave, che esista ancora qualcuno che abbia il coraggio di affermare che noi non abbiamo il diritto di affermare questo. Giustamente noi abbiamo il diritto di affermare qualsiasi cosa proprio perché noi lo testimoniamo con la nostra esistenza. I monoteisti non hanno nessuna possibilità di imporre il loro credo perché credono in un Dio e un Cristo. Noi sappiamo che il loro Dio non esiste, che il loro Cristo non è mai esistito e non hanno in base a questo credo assurdo nessuna facoltà di imporre questo. Infatti noi non impediamo loro di parlare, però loro cosa fanno? Noi non abbiamo come scopo la loro distruzione, noi abbiamo come scopo la nostra realizzazione nella libertà. E nell'affermazione della libertà
noi non lottiamo solo per liberare gli altri, noi lottiamo per liberare noi stessi, per conoscere noi stessi. Di conseguenza non ci possiamo porre nessun limite e non dobbiamo subire nessun limite. Difatti abbiamo tutto il diritto che quando degli ascoltatori fanno delle simili affermazioni, giustamente Claudio, e se uno è d'accordo con lui, gli sbatte il telefono in faccia, proprio perché loro tendono a creare un clima di inquisizione. Cosa rappresentano? Rappresentano qualcosa, rappresentano un valore, a quale giudice si vogliono assumere come caratteristiche, come potere? Non hanno nessun diritto di assumersi a giudici. Cosa vogliono giudicare? Già questo è significativo. Il fatto che tu vada a giudicare un qualcuno in base alle sue affermazioni. Io posso sempre conoscere qualcuno e discutere delle sue affermazioni, verificare le sue affermazioni e dire quali sono i suoi errori, ma non posso arrogarmi come fanno i loro giudici d'inquisizione la volontà di determinare cosa io possa dire. Come si impone una religione? Punto primo, l'attività della CIA per la questione Tibet consiste in azione politica, propaganda e attività paramilitare. Lo scopo al momento è quello di mantenere vivo il concetto di un Tibet autonomo, sia all'interno del Tibet sia nei paesi stranieri, soprattutto in India, e di costruire un potenziale di resistenza contro possibili sviluppi politici all'interno della Cina comunista. Secondo problema, giustificare le spese della CIA per il programma tibetano. Terzo problema, nella riunione del 13 dicembre 1963 il gruppo di lavoro speciale approvò il proseguimento dell'operazione Tibet da parte della CIA, una riga di segreto. Le precedenti operazioni erano state dirette ad appoggio a gruppi isolati della resistenza interna tibetana, a creare sulla frontiera del Nepal, il Tibet, una forza paramilitare di circa 2.000 uomini. Così si impone il buddismo, il cattolicesimo e ogni altra religione. Per d'altronde tutte le religioni che hanno una santità, che hanno una gerarchia, è classico che... Sì, dimmi. Ok, dai, ciao, sono Daniele. Dimmi. Ma senti, da un pezzo che ti ascolto mi sei anche simpatico, a dire la verità. Ma io credo che voi, cattolici, musulmani e tutto il resto, sì, stiate dicendo un mucchio di cazzate. Okay, ciao, buona giornata. Io pronto? Pronto? Sì? Sono quello del prima, ma se non temiassi esprimere il mio pensiero, è inutile che te mi stai il telefono. Se, dai. No, esprime il tuo pensiero, no, se ne hai uno. Prima te mi chiederai il telefono. Che... Esprime il tuo pensiero se ne hai uno. Vuoi esprimere un tuo pensiero? Perfetto, allora ascoltami, volevo dire questo, che non è che mi non sia d'accordo in parte a quello che voi altri dici, perché questo non posso affermarlo per certo, però... mi penso che ognuno al mondo hai la possibilità di pensarla come che il vuoi, cioè se, portando che, scusa, che finisce, sì, portando che rispetto naturalmente alle altre religioni qualsiasi, allora, possono essere, non è accettabile. Però no, ascolta, no, è sbagliato. Vabbè. Pronto? È sbagliato quello che dici. Ma mi capisco, per te è sbagliato, però permetti che finisca il mio principio. Vai, no? Vai. Ecco. Mi non te offendo tra l'altro. Vuoi dirti no, perché te magari sarà due volte te in faccia. No, volevo dirti questo, e ora, se per me l'universo ha creato una persona che secondo me è immaginaria, ti assume la mia idea. Nessuno te la prende, cioè, tu però perché mi prendi la mia? Ma scusa, ma perché? Sì, perché metti in ginocchio i bambini? Questo voglio sapere, scusa, devi spiegarmi questo, cazzo. Ma se te mi lasci parlare posso... No, è inutile che io ti lasci parlare, perché è inutile che tu mi giustifichi. E ora lo fatti omettere, cosa vuoi che te dica neanche a mia, cazzo. Allora, cominciamo a dire questo. Se uno ha la sua idea di un Dio che ha creato l'universo, lui ha il diritto di avere l'idea di un Dio che ha creato l'universo. Ciò che non può fare è imporre questa idea con la violenza. Questo non lo può fare. È chiaro questo? Questo non si può fare. Non si può socialmente fare questo. Non si può stuprare le persone costringendole a credere in quello che si vuole. Per cui tu mantieniti la tua condizione. Tu continua a credere nel tuo Dio, continua a pregare il tuo Dio, nessuno te lo toglie, i pagani non mettono sul rogo le persone, ciò che fanno invece i cristiani è impedire alle persone di costruire. Sì, il paganesmo ha una caratteristica di essere sempre tollerante verso tutti quanti i culti. Basta ricordare un semplice particolare, che ad esempio in alcuni templi esisteva la divinità, la statua, al Dio sconosciuto, al Dio non conosciuto. Non era come l'unico... Sì, posso? Certo. Pronto? Sì. Sì, ciao a tutti e due, tre, ciao. Non so in quanti, ciao. Che si lascio, Cesarina. Ciao Cesarina. Sì, sentimi qua, non so, mi parlo anche del momento di oggi. Chiese di preti, come mai quando che andavamo altri che si dichiaravano, miti, ti dico, comunisti, non chiedeva mai neanche in manifestazione. Adesso...
di preti che viene fuori come preti sindaco, preti... viene fuori e dice, mi so comunista, ma può andare d'accordo, miti, il comunismo, che è materiale, con un prete che è quello che è, insomma. Ecco, e mi dico adesso, come mai che adesso, e ora il cavalca sempre la tigre? Sempre, non gli fa perché mi assa mai che la gente magari vada da una certa parte e ride sempre in trufuei mezzo. Le saluto, ciao. Non so se me lo sei stata bravissima, Cesarina. Ma a me mi viene sempre questi dubbi perché dico in chiesa sempre in mezzo. Adesso che se preti comunisti. Sì, in effetti anche a me, io non riesco. Li saluto. Ciao. In effetti non riesco a capire bene un po' sta storia. Sì, ecco, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta ed esprimere la loro opinione. Voi potete anche esprimere le vostre opinioni, però queste opinioni possono essere offensive per me. Quando voi mi chiedete a me di essere rispettoso rispetto alle altre religioni, mi state chiedendo di sottomettermi, vi rendete conto? Voi mi state chiedendo di mettermi in ginocchio, di considerare il Dio creatore che ha stuprato, ucciso, massacrato, torturato, di essere rispettoso nei suoi confronti. Ma dove va il senso sociale? Io devo essere rispettoso davanti a uno che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo. Ma diamo i numeri? Cioè mi chiedete di essere rispettoso davanti a quello? Ma siete voi che dovete andare... in Austria c'è una chiesa che si chiama La Chiesa Siamo Noi, di cattolici. Quando Girl ha stuprato bambini, loro gli hanno detto o Girl va fuori dalla chiesa cattolica o andiamo fuori noi. Bene, Girl non è stato cacciato dalla chiesa cattolica e sono usciti loro. Cioè, la Chiesa Siamo Noi, 500.000 persone sono uscite dalla Chiesa Cattolica. Bene, quelli che sono rimasti nella Chiesa Cattolica sono responsabili morali dello stupro di bambini, gli altri no, quelli che sono usciti, ma quelli sono responsabili. E così vale per ogni cristiano, cavolo. Sì. Sì. Radio Gamma, dimmi. Buongiorno, parlo, chiamo da Padova, mi chiamo Giorgio. Non so se mi sentite solo un attimo il cellulare. Bene, ti volevo solo dire una cosa riguardo al discorso. Io penso che l'egemonia ecclesiastica, sia che sia a seconda delle religioni, che quella politica, ha sempre basato la propria mira espansistica sempre sulla forza, mai su una legge, diciamo, ben precisa, oppure perlomeno dove ognuno di noi poteva dire la sua, dopo se era d'accordo, bene, se non era d'accordo, proseguiva per la sua strada. Quindi, dal mio punto di vista, è prettamente inutile. Sono un po' d'accordo anche con il Signore quando, diciamo così, si azzanna fra virgolette contro la religione cattolica o cristiana o pagana o quella musulmana, eccetera eccetera, perché alla fine i poteri ecclesiastici hanno sempre basato la loro forza sull'ignoranza e specialmente anche con la forza per far reggere le proprie idee, giuste o sbagliate quelle che siano. E chi era d'accordo, bene, chi non era d'accordo, si vedono anche i vari regimi politici, diciamo così, che cosa hanno fatto pur di far valere le proprie idee. Ecco, volevo solo dire questo, arrivederci a tutti, buona giornata. Arrivederci, Castello. In effetti ogni religione che è vuota tende sempre ad imporre a se stessa, cioè tende sempre ad imporsi con la violenza. Tanto più è vuota una religione, tanto piccolo è il messaggio umano e tanto maggiore è la violenza. Che sì, beh, il cristianesimo è soltanto miseria, è soltanto squallore, è soltanto povertà, di conseguenza è ben difficile averne rispetto. Dimmi quello che vuoi dire, dai. Perfetto. Siete fastidiosi, vergogna. Grazie. Vergogna tre volte, no? Vergogna. Scusa, perché non vai su Radio Maria? In faccia, dai, che sei antidemocratico. Sbatti il telefono vediamo se è Claudio. Coraggio. Vergogna. Se sei contento, quello che vuole, dai, avanti. Questo lo faranno beato sicuramente. L'anno prossimo, se morirà, il Papa lo farà beato. Noi quando abbiamo una religione che si basa soltanto su o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, perché si basa solo su questo il cristianesimo, e Wojtyla lo ha dimostrato anche andando da Scalfaro. Wojtyla è andato da Scalfaro pretendendo di avere una cosa che la Costituzione non ammette, cioè ha preteso al capo dello Stato, che è il garante, che a me mi sta anche sulle scatole, non ha nessuna importanza, però al garante della Costituzione che venisse meno alla Costituzione per dargli quello che lui vuole. Pazzesco. Sì, beh, io volevo aggiungere, questo ascoltatore che è intervenuto in questa maniera, logicamente, siccome il Papa ogni tanto parla di... Senti, sono ancora caro da ascoltare, senti, volevo farti una domanda. Hai mai letto il Vangelo?
Guarda, stasera fra le 7 e le 8 farò un commento del Vangelo. Guarda, senti, se tu segui gli insegnamenti di, sì? di Gesù, ecco, sei allora, l'uomo tu, più perfetto del mondo. Assolutamente, assolutamente, guarda. Sempre su questa radio, sì. Io leggerò dei pezzi del Vangelo, dal Gesù di Nazareth all'infamia umana, e leggerò dei pezzi dei Vangeli e li confronterò con i concetti pagani. Va bene, saluto Marco Perale e De Gran Stefano. Ciao, arrivederci. Ciao. Vabbè, sì, no, beh, niente, quello che volevo dire io assolutamente, per me non esiste che seguendo gli insegnamenti del Cristo, del Vangelo, si possa realizzare qualcosa di positivo. È soltanto un'opera criminale che si può realizzare, perché il cristianesimo e l'opera di Cristo non ha mai avuto nulla di positivo. Ti sento male. Sì, parla, tanto. E niente, dai, mi devi lasciare parlare, sennò sei proprio un antidemocratico. Vabbè, ciao. No, ciao, mi devi lasciare parlare, se no sei un fossicone. Parla. Io dico che non potete parlare di figa invece di parlare di queste cazzate. Dovete essere come minimo cornuti se siete sposati voi. Parlate di figa, quell'età e l'altra. Scusa un attimo, come puoi far parlare queste persone? Mi capisco che è che sta sulle scatole quello che io dico. Io vi capisco che vi sta sulle scatole quello che io dico, no? Non pensate che io non vi capisca. Però rendetevi conto che finché voi sparate ste cazzate, è chiaro che vi devo mettere giù. Prima di tutto perché io non mi permetterei mai di andare da voi Tila e comportarmi come si comporta voi, nonostante sia un pezzo di merda. Per cui sarò sempre rispettoso, perché è sempre un capo di Stato straniero. Però voi non potete rivolgere così. Vabbè, se dopo volete divertirvi a insultarmi, qui il telefono è libero, potete farlo tranquillamente. È chiaro che io non posso fare altro, insomma. No, ma il bello è che la dimostrazione di quello che sosteniamo l'ha dato l'ultimo ascoltatore, che diceva, fa, se tu applichi il Vangelo, vivi nel migliore modo possibile. Noi non diremo mai a un altro, se tu applichi questa divinità o questa dottrina sarai la migliore persona. Noi diciamo, cerca di essere la migliore persona, cerca di sfruttare le tue capacità, le tue conoscenze, cerca di essere, di realizzarti, cerca di essere te stesso, non caricarti, sovraccaricarti di cose assurde. E questo ci viene a dire, fa, se voi applicaste il Vangelo sareste le migliori persone assolute. Ancora una volta la necessità di sottomettersi al loro Dio, il bisogno di dire di adeguarsi al loro Dio, e questa è la dimostrazione dell'intolleranza. Pronto? Sì, radiogramma, dimmi. Senta, come mai ci hanno nascosto per 50 anni i massacri di ebrei? Che il Papa ha detto, ha chiesto 2 o 3 volte per televisione scusa, speriamo che non succeda più. Perché il mio dise adesso, io non credo che un Papa che si è saputo, forse 30, 40 anni fa, 20, eravamo più ignoranti, non avevamo titoli, non poteva dire tanto questi, non occorre dire niente, se... mica cultura. Adesso invece c'è libri, i ragazzi capiscono, sono venuti alla scoperta, è meglio che io disemo prima che mi dica in faccia. Ma nascondere certi sbagli che l'hanno fatti loro, nasconderli a tutto il popolo, questo non è Vangelo. Per non me. Lo so. E dopo, seconda cosa, non c'è preti che dice messa, non c'è niente, però mi pare che per politica va più in politica che in messa. Comunque per me questo è Vangelo, eh. Questo signore ascoltatore, dobbiamo tenere in mente che un Papa in condizione che se vada a mettersi in mezzo. Certo, io ti do una cosa a te e tu darai una cosa a me, qua non c'è niente da dire. Siamo al commercio, sì. È tutto un commercio qui, sì. Questo lo sappiamo, però teniamo in nascosto. E che nella gente, qui che fin 2 anni fa che non sapeva gente che magari che subiva, disperai, e sono morti senza sapere chi sta e uccisi dopo, e non altro perché siamo in questo mondo, siamo ancora solo, e la gente che è nata e morta senza sapere per questo massacro, e l'ha chiesto scusa. Vedi che le robe tornano, allora gente, che senti in ascolto, queste robe qua, e se non prendere per in giro la gente, ma a me mi sono sentito offesa quando dopo 50 anni ti viene a dirmi queste robe. Non so, scusa, non si può massacrare centinaia di miliardi e chiedere scusa, speriamo che non succeda. Queste sono parole dite da lui. Ma anche il motivo è brutto. Grazie, ma è anche il motivo brutto, perché si trattava di distruggere la vita. Sì, ma infatti, ma poi sarebbe anche un attimino di fare l'analisi se queste sono vere scuse, perché se... Niente, volevo dire quanta energia vitale e tagliante che esiste. Ecco, tutto qua, ecco. Adesso parlando di questa roba qua, via fuori tutti quanti, tutta sta gente che a finti conti, sì, ma... quando che se va a toccare sul proprio suo, te vedi qualche se la verità. Certo.
Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Vasi avanti, chi verse il fuori. Tentemo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Pronto? Sono Simonetta di Rosà. Ciao, Simonetta. Ciao. Senti una cosa, stamattina ho letto sul giornale che a Washington hanno cacciato una strega da scuola, hai letto? Ah sì, me l'ha fatto leggere Franco, sì, come sono arrivato in radio. Ecco, cioè io volevo sapere cosa c'era, cioè io ho capito che c'è molto di tuo qua, cioè non molto di tuo, scusa, mi sono spiegata male, perché in fondo scrive che questo papà, che praticamente, cioè questa madre che è diventata padre, dice siamo vittime di una persecuzione. Ci dicono sataniste, ma Satana è un concetto cristiano. Noi non abbiamo nulla in comune con i cristiani. È vero, questo è verissimo. Ecco, e parla di una religione pagana chiamata Wicca. Wicca, sì, sì. Sì. Ecco, sì, volevo sapere cosa... Cos'è la Wicca? Guarda, Francesco ti dirà tutto, se no ti dico anch'io. Sì, e dopo qua c'è scritto, no, che questa ragazza conosce i segreti della magia nera. Ma dubito che abbia mandato questo malefizio a un'altra ragazza, so che anche lei avrebbe dovuto seguire le conseguenze. Cioè mi pare un articolo fatto un po' male, perché sì, allarma e basta. Esatto. E allora volevo sapere cosa vi mette in relazione con questo tipo di paganesimo e cosa vi accomuna. Ci sono delle relazioni un po' generiche, generali, però c'è qualcosa. Sì. Cioè, nel senso... Ti spieghiamo per okay. Radio. Ciao, arrivederci. Grazie, ciao Simone. Sì, facciamo un discorso, cioè, visto che c'è un argomento specifico. Blocchiamo le telefonate per 5 minuti. Sì, per 5 minuti non rispondiamo al telefono, per 5 minuti solo. La Wicca sarebbe praticamente la traduzione contemporanea del termine stregoneria. E la Wicca è stata generata nell'ambito del mondo anglosassone, soprattutto americano e soprattutto inglese nel secolo scorso. Uno dei principali scopritori fu un certo Leland, che fece un viaggio in Italia e scoprì in Toscana una strega italiana che gli diede un libro che si chiamò Aradia, il Vangelo delle streghe. A questi si aggiunse Leland e anche altri e crearono appunto questa stregoneria moderna che ebbe molto successo negli Stati Uniti. Praticamente io conosco bene la Wicca, non c'è nulla di satanico, difatti loro si pongono totalmente all'infuori di un ambito cristiano e di conseguenza anche da un ambito satanista. E loro sono stati i continuatori, con rifacimenti più o meno poi locali, perché se li fanno anche i pelle rossa americani, di una tradizione di sciamanesimo, di stregoneria, si rifanno a varie divinità. E lo sviluppo più recente che c'è stato negli Stati Uniti è stato col discorso del femminismo. Quando ci fu l'affermazione del movimento femminista, ci fu anche la necessità di affermare una dimensione religiosa in cui la donna fosse libera. E siccome nel mondo cristiano non c'era la possibilità di trovare un modello religioso, moltissime donne si rivolsero verso il paganesimo e cominciarono ad adottare alcune divinità e così iniziò il culto della grande madre, della grande dea o della grande madre come la chiamano loro, e su tutto questo appunto ci fu lo sviluppo del paganesimo che prosegue ancora adesso. Di conseguenza io consiglio una cosa, il discorso della Wicca è un discorso molto ampio perché raggruppa moltissimi, vuoi che vabbè dai. C'è un telefonato volevo dire che quando parlate di queste cose, no, la gente le seca tanto, sapete perché? Non si è convinti di certe robe. Il popolo clericale è bigotto, parla, invece parla di figa, sentivo quello che ho detto l'altro. Sì, ho sentito. Sì. Allora io ero in macchina, mi sono fermato per fare una telefonata. E ora sti bigotti, parla, è importante di parlare di figa. Capito? È bigotto. In modo che la gente è da più bocca, è quello che ha detto. Vabbè. Vabbè. È vero. Ecco, cioè il clericale bigotto, cosiddetto veneto, che l'ha messa in chiesa, che in mente solo la figa, come i preti. È vero? Ma che ho sentito? Sì, sì, ho sentito benissimo. Sì, sono i più grandi giocatori al mondo. Sono in diretta? Sì, 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 in diretta. Addirittura? Sì. Madonna. Va bon, dai. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Beh, no, rispondendo, faccio una battuta sull'intervento di questo ascoltatore. Io sarei ben contento che se il Papa, invece di fare discorsi per il giubileo o le donate a San Pietro, facesse di figa da San Pietro, sarebbe la cosa migliore. La fobia sessuale l'hanno gestita per esatto. Cioè, io sarei ben contento che se arrivasse che il Papa, invece di dire le cavolate per San Pietro, parlasse di figa. Mi fai dire due parole prima sulla ragazza, che dopo vado ancora con le telefonate. Che ormai ci hanno fatto oggi tu da una telefonata, mai fatto una trasmissione. Vedi che i cattolici ci tirano su. Niente, una cosa da dire: chi pratica paganesimo, comunque e in ogni caso, impara fin da bambino a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita.
diretta, cioè a gestire le proprie tensioni e la propria forza. Io lo sto vedendo questo qua con mia figlia. Per cui quando si contrappone, quando si contrappone a qualcuno, si contrappone sempre con una potenza, un potere, una forza che le altre persone abituate a essere in ginocchio non hanno. Per cui, chiaramente, questa ragazza abituata a prendersi nelle proprie mani la propria responsabilità ha una carica emozionale fortissima e alcune personalità deboli, cioè alcune psicolabili, la stanno subendo. Questo è il motivo fondamentale. Vado, vai avanti. Sì, no, ma infatti io voglio raccontare un piccolo particolare, anche cioè, che diciamo una testimonianza diretta dell'argomento. Ci sono alcune famiglie... Ci sono alcune comunità, alcune presenze, ad esempio, pagane della Vicca che in Italia. Io ho conosciuto una famiglia che si rifaceva alla Vicca americana. Avevano una figlia veniva educata nello spirito della Vicca. Questa bambina partecipava a scuola e aveva dei problemi di inserimento perché gli insegnanti cattolici e così via, veniva contestata. A un certo punto ebbe un contatto con la sua compagna di scuola e questa compagna di scuola che faceva la comunione gli disse se ti comporti male verranno i diavoletti che ti morderanno e diceva guarda io mi sono sempre guardato molto male, ho detto con i miei genitori, sono stato cattiva eppure il diavolo non mi ha mai morso. Questo già era già significativo dell'educazione in cui una bambina poteva percepire. In ambito cristiano veniva terrorizzata con l'immagine del demonio, sì. In ambito pagano diceva, se tu ti comporti male è perché tu sai che ti vuoi comportarti male. Vuole parlare per la radio? Dimmi. Sì. Volevo dire che invece di parlare di queste cazzate, potremmo parlare un po' di figa. Ciao. Questo qua probabilmente... So, a questo punto le telefonate sono aperte, il telefono è aperto. Chi vuole insultare ha ancora 9 minuti di tempo. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao, scusate se intervengo ancora, però... No, parla pure. No, io non trascurerei il discorso proprio del signore che precedente a questo e anche dell'ultimo qua, dove le contraddizioni sorgono così come i funghi. Se noi osserviamo i cosiddetti comandamenti, mi sembra che i signori preti abbiano fatto voto di castità, se non erro, è vero? E alcuni hanno fatto promessa di castità. Ecco. Allora io vorrei capire come questi signori parlano, per esempio, parla di questo invece che di quello. E dove va a finire la contraddizione che dovremmo essere puri? Dove va a finire questa contraddizione? È un po' un problema, eh? Sì. No, io proprio ci tengo a intavolare un discorso proprio su sta roba qua, perché come ha detto il signore precedente ancora, quello che ha detto che gli italiani si manifestano così, guardate che non è da sottovalutare quel discorso lì, perché fa parte proprio della cosiddetta coerenza dell'italiano, che si vede anche qui. Perché io sono ateo, mi dichiaro ateo, però non mi sento più uomo se vado con più donne. Io rimango ugualmente quello che sono, rimanendo con mia moglie, ma indipendentemente dal rito ecclesiastico che c'è stato, lasciamolo perdere quello. Ma prendiamo anche dal lato sociale, veramente. Io non trascurerei per niente questo discorso, perché gli altri così semplicemente parla di questo invece che di quello. Ma allora, che cristiano sei? Io non sono cristiano. Una volta una mia amica mi ha detto, mia madre è atea, è tedesca. Altri dicevano, ma guarda che quelli che non vanno in chiesa sono poco morali. Al che lei ha risposto, mia madre è atea, ma non è mai stato puttana. Ti saluto. Ciao, grazie. Ciao. Ultima telefonata, prima di lasciare. Pronto? Pronto? Sì. Volevo dire a quello di prima. Ciao, dimmi dai. Quello di prima, dai, vai avanti, dai. Sarà emozionato. Bene, non più telefonate, la trasmissione qui la chiudiamo. Francesco, se devi dire qualcosa. Sì, ecco, io ricordo un paio di cose. Allora, il limite lo svilupperemo giovedì prossimo, che è un argomento interessante perché è di attualità di corso di visite.
chi si vuole documentare sul culto di Iside può recuperare dei nostri amici, mi hanno detto che hanno un libro interessante fatto da una delle fondatrici del culto di Iside, cioè della fraternità di Iside, che si chiama Il mistero di Iside e della casa editrice Sperling. Lo potete recuperare alla libreria Sottomondo inviato al Pada 11 a Treviso. Potete trovare anche le opere di Claudio Simeoni e le pubblicazioni dell'istituto, e qualsiasi argomento che vi permetta anche di capire che cos'è il paganesimo dal punto di vista culturale, in maniera tale che quelle persone che hanno dei problemi di comprendonio hanno tutta la possibilità di documentarsi e di informarsi. E se proprio non volete acquistare i libri, almeno abbiate la cortesia e l'intelligenza, quelli che sono così i più sciocchi, che fanno certe affermazioni, di andare a vedere cosa ha elaborato in questi anni il paganesimo e il politeismo, in maniera tale che si possa discutere su argomenti concreti e non insulti. Comunque allora ricordo sempre la libreria Sottomondo inviato al Pada 11 a Treviso. Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione, anche se vabbè. Vi ricordo questo: in libreria Tolpada a Treviso ho portato due copie del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, l'ultima edizione, per cui c'è anche il pederasta di Nazareth, c'è anche il pazzo di Nazareth, c'è anche tutti gli aggiornamenti possibili. E ho portato tre copie anche del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Per cui se qualcuno, c'era una telefonata prima che non ho messo in diretta, che devi aver fatto qualche sacrificio a qualche bambina tu ultimamente, Francesco? No, assolutamente. Cioè, se questa qua sosteneva che avevi fatto qualche sacrificio con qualche bambina, una roba di sto genere. Cioè, comunque non l'ho messo in diretta, a parte uccidere le zanzare che mi vengono in camera a sacrificio, ultimamente non ne ho fatte. Qualche pazza che vabbè, niente. Io vi ricordo, intanto ho portato dei libri, per cui se qualcuno gli interessa sapere che imbecillità diciamo può andarsi a prendere, se qualcuno vuole naturalmente. Vi ricordo che in libreria Sottomondo il giorno 31 ottobre 1998, il giorno di Halloween, alle ore 17 esporrò due miei libri, I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Due miei libri che sono comunque presenti in libreria e potete tranquillamente da prendere se ne avete voglia. E stiamo tagliando i prezzi, stiamo arrivando proprio a delle cifre assurde. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ci risentiamo alle ore 19, alle ore 19 comincerò a leggere Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la seconda parte. Grazie per averci ascoltato e arrivederci sempre alle ore 19. Ciao. Ciao.